Eccoci, ciao Mirta, buongiorno a tutti. Vabbè, io Buongiorno. riparto dal titolo del mio giornale. Stravince il sì e il voto blinda il governo Conte. Aveva ragione prima il direttore del Corriere della Sera Fontana nella sua analisi. È evidente che ciascuna delle due forze che compongono l'attuale maggioranza da questo voto traggono motivi di consolidamento, diciamo così. I 5 Stelle nell'unica direzione possibile per loro, e cioè il referendum, perché dal punto di vista invece del voto locale si Rimanga il confermano una referendum. forza il cui rendimento è pari purtroppo ormai per loro quasi a zero, e questo è un gigantesco problema di qui ai prossimi 2 anni. Il Partito Democratico riesce a tenere soprattutto le roccaforti rosse che sono rimaste, e soprattutto lungo la dorsale appenninica. L'anno scorso aveva tenuto l'Emilia-Romagna, quest'anno ha tenuto la Toscana, la Puglia è storia un po' a sé. Però questo è un segnale importante, ripeto, secondo me più dal punto di vista della tenuta che non dell'espansione. Quindi da questo punto di vista io ho un giudizio un pochino più sfumato, si parla di vittoria di Zingaretti. Zingaretti ha vinto perché non ha perso, diciamo così, ma mi fermerei qui quanto a trionfalismi. Sul fronte opposto, se ragioniamo in termini invece di centrodestra, anche là luci e ombre, nel senso che Salvini è vero, ha fallito la spallata, questo è un dato di fatto. È altrettanto vero che Salvini aveva la missione più difficile, perché andare a sfidare il PD, appunto, in una delle case matte appenniniche rosse come la Toscana, era difficile per chiunque. La Ceccardi ha perso, non è stata però spazzata via. Un 40% comunque è un risultato ragguardevole. E al di là poi di questo rimane il dato di fatto, cioè la Lega comunque arretra, ma rimane il primo partito in Italia. La Lega arretra, ma comunque in Veneto ottiene un successo clamoroso, clamoroso. Il Clamoroso. Doge Zaia è vero che ha una lista propria che fa tre volte i voti della Lega, però è pur sempre un leghista e soprattutto è pur sempre un lealista, perché Zaia, a me pare, e questa è una costante che ci porteremo avanti nei prossimi 2 anni, non ha intenzione di mettere in discussione la leadership di Salvini al momento. Quindi anche questo per Salvini è un risultato non così negativo. La Meloni, per contro, non sfonda in Puglia, per l'appunto, però vince nelle Marche. Quindi anche qua il centrodestra, se guardiamo le Sì, bandierine, prende prende una regione in più. Quindi siamo passati da una regione in 14 a più, però 15. se avesse Ricordo preso la che nel Puglia la 2014. Meloni, la leadership di Salvini era più a rischio Ah, del beh, certo, centrodestra. allora. Quindi comunque hai ragione tu, c'ha tutti luci No, e ombre, non a ci quel sono vittorie punto nette. forse era esatto, forse era compromessa la leadership di Salvini se la Meloni avesse vinto in Puglia. Però siccome non ha vinto, anche lì la Meloni è forte, ma non abbastanza da dare a sua volta la spallata a Salvini. Salvini è debole, ma non abbastanza da dover fare un passo indietro. Quindi il governo ha di fronte a sé un percorso difficile, delicato, come diceva prima Fontana giustamente, però il rischio di una caduta, che pure secondo me c'era di fronte a risultati diversi, a questo punto è scongiurato. Bisogna che si giochino bene le carte che hanno di qui ai prossimi mesi, soprattutto sul recovery fund, che è Allora, quello il terreno sul quale si ora decideranno i arrivo. destini del Paese, non solo della maggioranza.